Amici all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, un caro saluto da Davide De Amicis che vi parla e ben trovati all'appuntamento settimanale con Incontri, la nostra rubrica che quest'oggi vi porta ad incontrare una grande figura, non solo un grande uomo ma un grande politico che ha rappresentato l'Abruzzo, ha lavorato per l'Abruzzo, più che altro incontriamo il suo ricordo. Si tratta di Franco Marini, un uomo politico ma anche un sindacalista originario di San Pio delle Camere nell'Aquilano, ma che tanto poi ha vissuto e ha fatto anche nella città di Montesilvano, che ha poi rappresentato anche in Parlamento. Ricordiamo, è stato segretario generale della CISL, ministro del lavoro e della previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano, deputato e senatore della Repubblica Italiana, europarlamentare e presidente del Senato della Repubblica. Ha sfiorato poi anche l'incarico più alto, quello di presidente della Repubblica, un incarico solo sfiorato, ma a cui stava arrivando attraverso una grande esperienza, un grande lavoro fatto sul campo. E noi lo vogliamo ricordare come uomo, come politico, attraverso la presenza di un altro ex amministratore pubblico, già sindaco di Montesilvano dal 95 al 2005, Renzo Gallerati. Ben trovato, Renzo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui a Radio Speranza in Blu. Dunque, Franco Marini, che ci ha lasciato ormai quasi un mese fa, proprio sabato 13 marzo prossimo ci sarà una commemorazione, ci sarà una Santa Messa che verrà celebrata nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Montesilvano, proprio nel trigesimo della sua scomparsa, avvenuta a Roma all'età di 87 anni. Dopo le complicazioni legate al Covid che anche lui purtroppo ha avuto. Dunque, Renzo, tu sei legato a lui non solo dalla militanza politica e dagli incarichi amministrativi, ma anche da un rapporto personale, e lui è stato tuo testimone di nozze. E allora raccontaci quest'uomo, Franco Marini, che si è avvicinato a Montesilvano e ne ha fatto la sua casa, pur essendo nativo di San Pio delle Camere, quindi aquilano. Beh, Montesilvano conserva tra i ricordi più nitidi la presenza di qualche parlamentare che ha inciso sulla storia locale, sulla storia abruzzese, sulla storia nazionale. Prima del fascismo c'erano deputati e senatori del regno, penso per tutti a Emilio Agostinoni o a Troiano Delfico. Dopo il fascismo, con la Costituente, Montesilvano viene coccolata da Filomena Delli Castelli, che sarà anche sindaco, peraltro l'unico sindaco donna della città. Nel 1996, con la riforma elettorale per l'elezione dei parlamentari, la famosa Mattarellum, Franco Marini decide di atterrare nel collegio 11 dell'Abruzzo, allora noto per essere individuato come il collegio Montesilvano Penne. Noi lo abbiamo conosciuto in precedenza, ma relativamente, erano occasioni di partito, congressi, ma non mai così da vicino come può fare un'altezza politica e istituzionale come quella del nostro compianto amico presidente Franco Marini. Il 1996 Montesilvano era una città che aveva molto combattuto, penso alle amministrazioni precedenti, per darsi una connotazione. Montesilvano diventa, con il sindaco Pavone, città con decreto del presidente Francesco Cossiga. Ma che vuol dire città? Non vuol dire solo avere il blasone o la carta intestata, vuol dire attrezzarsi con una serie di servizi. Io vengo eletto insieme a una bella squadra nel 1995 e ci si pone, insieme a Franco che viene eletto nel 96, una serie di domande. Basti dire che, lo cito sempre a modo esempio, che Montesilvano era, per quanto riguarda il discorso sicurezza, attrezzata con una stazione storica del 1927 dei Carabinieri, con un personale che rasentava le 20 unità, marescialli compresi. Bene, si organizza il tavolo istituzionale, prefettura, comandi questura, procura della Repubblica, insomma si arriva, dati alla mano, a capire che una città
di oltre 40.000 abitanti dovesse affrontare per bene il discorso della sicurezza sul territorio. Grazie a Franco Marini, deputato del collegio Montesilvano Penne, io vengo ricevuto due volte da due comandanti generali dell'arma, generale Federici, il generale Siracusa. Non è un fatto scontato per un sindaco. Nel 1997 viene istituito il nucleo radiomobile ed operativo. Nel 1999 una compagnia di carabinieri. Sfido chiunque a dirmi quali comandi nuovi siano stati istituiti in regione Abruzzo e Molise dal 1999. Resta ancora la compagnia di Montesilvano. Montesilvano è città di attraversamento. Famoso discorso di viabilità, quanti sindaci hanno combattuto perché la circonvallazione di Pescara venisse prolungata a nord? Beh, i progetti di Luciano D'Alfonso, allora presidente della provincia, trovano cantiere, trovano finanziamenti. E Franco Marini riesce ad accreditare le ragioni della viabilità alternativa in circonvallazione, praticamente quasi tutte in galleria, parlo del primo lotto, presso Giuseppe D'Angiolino, che appunto era l'amministratore dell'ANAS. Fummo ricevuti più di una volta, riunioni, incontri, tavoli tecnici. Oggi il primo lotto è una realtà. Certo, il primo lotto bis doveva essere completato, poi sono accadute altri fatti, però ovviamente quella opera pubblica si deve a Franco Marini, a tutto il protagonismo degli enti locali, comune, provincia, regione, che metteva tra i punti essenziali nel piano decennale ANAS quella infrastruttura. Chi non ricorda che in caso di malessere, di intervento sanitario, a parte il meritevole gruppo locale della Croce Rossa dei volontari, un'ambulanza dovesse partire da Pescara, dal nosocomio pescarese? Beh, con Franco, con l'assessore regionale Bernardo Mazzocca, arriva il 118, con Vincenzo Del Colle assessore regionale viene confermato con i fondi del Giubileo. Una postazione del 118 non si apre così. Si interviene nei tavoli istituzionali giusti, dove spesso non conta la segnalazione o tra virgolette la raccomandazione, conta accreditare le ragioni del territorio. Ma potrei dire, andando avanti, persino una visura camerale, un certificato di attribuzione di partita IVA, una richiesta di codice fiscale, un certificato contributivo, erano tutte attività amministrative che si facevano nel capoluogo. Montesilvano conosce l'Agenzia delle Entrate, Montesilvano avrà l'ufficio distaccato dalla Camera di Commercio per via telematica, avrà un'agenzia dell'INPS, un'autobotte di Vigili del Fuoco, doveva partire da Viale Pindaro per intervenire verso Pescara Nord, se così la vogliamo chiamare, Marina di Città Sant'Angelo, Cappelle, la stessa Montesilvano. Con il prefetto Maninchedda che riceve me, Franco Marini, con l'intervento dell'allora comandante regionale Dante Ambrosini, Montesilvano ottiene il distaccamento volontari che, ripeto, fa 1.000 interventi l'anno, ma volontari che poi con i pensionamenti degli anziani vengono anche stabilizzati. Questi erano 1.000 interventi che si curavano da Pescara, quindi una struttura di supporto. Potrei dire di più, una guardia costiera a Montesilvano ha senso, certo, Montesilvano è città di mare, con l'ammiraglio D'Assatti, i buoni uffici del deputato Marini, del presidente D'Alfonso. Montesilvano ha la guardia costiera. Nel 2005 sindaco Enzo Cantagallo, Montesilvano ottiene, con un incontro memorabile tra Franco Marini e il ministro Beppe Pisanu, un posto estivo di polizia in una città che d'estate raddoppia di abitanti. Sappiamo tutti cos'era il Saline, una bomba ecologica. Montesilvano ha la fortuna di avere tra i residenti il direttore generale del Corpo dello Stato, Giuseppe Di Croce, e chi se non Franco Marini riesce a convincere della qualità di un'iniziativa che tende ad ospitare nella città una stazione del Corpo Forestale dello Stato. Oggi quella struttura ospita i cinofili della Polizia di Stato per meritoria iniziativa del questore, del sindaco De Martinis. Ma il momento clou, Davide ha detto della parrocchia nella quale sarà celebrata una messa di suffragio nel trigesimo. Beh, il momento clou è stata la visita del capo dello Stato il 13 luglio 1997, che viene a messa proprio in quella parrocchia, Oscar Luigi Scalfaro, su invito pressante
di un sindaco scocciatore come me, del prefetto, ma di Franco Marini. Ho assistito alla telefonata tra il capo dello Stato e Marini. Il presidente viene a Montesilvano per assolvere al suo precetto quotidiano, un presidente che va a messa ogni giorno, e poi rende omaggio ai caduti di tutte le guerre in piazza Armando Diaz, che poi è la piazza del comune. Franco lo abbiamo disturbato persino per l'inaugurazione dello stadio nuovo, quando si fece un triangolare. L'abbiamo disturbato e lui è sempre stato disponibile per la dotazione di nuove ambulanze al gruppo volontari. La presidente nazionale di Croce Rossa Italiana era Maria Pia Garavaglia, noto esponente politico del mondo cattolico, già vice sindaco di Roma, già ministro. Insomma, un deputato che ha insegnato, questo lo voglio dire a tutti, che cos'è il lavoro del parlamentare. Franco ha avuto la segreteria a Montesilvano, aveva una sede in Corso Umberto 207, cioè ha voluto essere fisicamente. Si parlava da anni della Mare Monti, questo collegamento veloce tra le pendici del nostro Gran Sasso fino alla nostra riviera. Beh, sempre con i buoni uffici, le buone ragioni presso l'amministratore generale, l'amministratore straordinario dell'ANAS, il cantiere a inizio. Poi ci sarà una piccola vicenda giudiziaria per, come dire, vicende più tecniche che penali. Il cantiere comunque resta finanziato, ci sono anche dei contenziosi. Io spero che prima o poi quest'opera possa vedere la luce. Ovviamente non potevo farlo io, cioè nominare cittadino onorario il testimone di nozze per me sarebbe stata, come dire, una forzatura. Ha fatto bene il mio successore, quel consiglio comunale presieduto da Pavone, a conferire con una delibera che è motivatissima. Io ricordo degli interventi anche in aula di altissimo spessore. Ha fatto bene la mia città a conferire la cittadinanza onoraria a un cittadino particolarissimo, del quale sentiremo parlare ancora per tanto tempo, come Franco Marini. Dunque possiamo dire che Franco Marini è stato uno degli ultimi rappresentanti di una politica sul territorio che faceva riferimento e presidiava il proprio territorio di elezione, di competenza. E questo è quello che lascia oggi, d'esempio, alla cittadinanza e agli altri politici tutt'oggi nelle loro funzioni. Ahimè, in questi giorni vediamo per lasciare la vita terrena parecchi politici. È stato il caso di Ivo Di Sipio, l'altro giorno di Peppino Quieti. Era un'esperienza quella loro, fatta di veramente attrezzata presenza sui territori. Certo, il mondo è stato sconvolto, la rivoluzione cibernetica, internet, i grandi mass media, ma in politica non si può fare a meno del contatto diretto, direi personale, quotidiano, che la comunità esige nei rapporti con i propri eletti. Franco, lo posso dire senza tema di essere smentito, in questo resta una bandiera. Persino a pochi giorni dalla sua sfiorata elezione a capo dello Stato, Franco è rimasto Franco, rispondeva al telefono, era disponibilissimo ed era una persona assolutamente rintracciabile. Io non vorrei fare nome di parlamentari in carica, ma insomma non me la sento di fare paragoni. Davvero dunque un personaggio importante che ha fatto molto per Montesilvano, ma molto per l'Abruzzo. Davvero, davvero ne sentiremo ancora parlare. Il suo esempio resterà sicuramente nei ricordi, ma nell'esempio di molti cittadini che grazie a lui vivono in una città, Montesilvano, ma in una regione sicuramente più infrastrutturata, più moderna e più all'altezza di questo tempo così complesso, grazie anche all'apporto di questo importante personaggio politico che, ricordiamo, verrà ricordato in una santa messa sabato prossimo. Verrà celebrata, esatto, sabato 13 marzo alle ore 18 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Montesilvano. Noi davvero ringraziamo Renzo Gallerati, ricordiamo già sindaco di Montesilvano dal 95 al 2005, per questo ricordo così accorato di questo importante uomo politico, di questo grande uomo che è stato Franco Marini e che continuerà ad essere presente nelle nostre vite di abruzzesi e di cittadini. Grazie a Renzo Gallerati. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. Grazie anche ai nostri radioascoltatori per l'attenzione. Da Davide De Amicis, buon proseguimento con i programmi di Radio Speranza in Blu.